La musica al centro del progetto Erasmus, che vede protagonisti il liceo musicale Marconi di Pesaro e una scuola di musica con sede a Weimar in Germania. Il progetto, ideato nel 2016, coinvolge due realtà musicali importanti e consente agli studenti che hanno accolto con entusiasmo l'iniziativa di scoprire e apprezzare la musica in tutte le sue sfaccettature. Queste sono delle importanti occasioni per i ragazzi che riescono a verificare, a cimentarsi con nuove culture e anche con nuovi modi di percepire, di fruire e di fare musica. Questo scambio nacque nel 2016 con una prima collaborazione e poi ci fu proprio una spedizione di tre docenti da parte del nostro liceo, Cenerelli, io e Antelmi, e ci recammo per due settimane in Erasmus a visitare il loro liceo e da lì è proseguita questa collaborazione molto fruttuosa. La preziosa collaborazione tra i due licei ha permesso agli alunni di misurarsi e valorizzare le proprie qualità, migliorando, spiegano i docenti del liceo pesarese, le buone prassi della musica in ambito europeo. Penso che è un'esperienza molto bella e che è un onore molto grande di poter venire qua. Sì, non solo per vedere la cultura e imparare le cose nuove, ma anche per suonare i nostri strumenti e dividere la musica. Sicuramente è un'esperienza unica per i nostri ragazzi, e i nostri ragazzi studiano l'italiano come seconda lingua straniera e quindi diciamo è sì, un contatto con la cultura italiana, con la cultura musicale, e proprio quest'anno che Pesaro è capitale della cultura italiana è naturalmente un grande onore per noi essere qua. Nel marzo 2024 il liceo musicale di Pesaro è stato invitato a Weimar per un concerto in cui solisti e coro si sono esibiti con importanti pagine della letteratura musicale. Ora invece il centro del progetto si sposta nelle Marche con due appuntamenti previsti per il prossimo 2 ottobre, uno a Pesaro e l'altro alle ore 21 a Fano, nell'ex chiesa restaurata di San Domenico che attualmente ospita la sontuosa Pinacoteca. L'ingresso al concerto è gratuito. Tutto si concentra nella giornata del 2 ottobre. La mattina tutti gli studenti del liceo musicale saranno coinvolti presso la chiesa di Sant'Agostino alle ore 10:30 per il concerto proprio di inizio anno che ci offriranno gli studenti del liceo musicale di Weimar. Noi apriremo con un ensemble di chitarre molto bello. La sera invece ci sposteremo con altro repertorio a Fano presso la Pinacoteca San Domenico alle ore 21. Ringrazio per questo la Fondazione San Domenico nella persona del Presidente Dottor Gragnola, perché ecco, suonare dentro questo luogo così bello e così ricco di arte sicuramente sarà una, come dire, un'esperienza bella per tutti. La scaletta prevede in entrambi i concerti il repertorio che va dal 600 al 900, quindi molto, cioè dal barocco, periodo classico, romanticismo e varie formazioni, cioè solisti, ensemble da camera, ensemble di archi, il coro, quindi insomma molto ricco.